Ciao raga, bella raga, benvenuti a tutti. Oggi raga atterriamo su PUBG Lite per PC. Questo raga è il primo video di un gioco per PC che porto. Sappiate raga che d'ora in avanti io sul mio canale porterò giochi sia per Android sia per PC, quindi per questi due sistemi, Android e PC. Bene, quindi adesso partiamo con PUBG Lite per PC, raga. Facciamo una partita in solo, in terza persona, vediamo come va. Questo raga gioco che sicuramente molti di voi lo conosceranno, è di tipo Battle Royale. È il primo gioco di tipo Battle Royale che è uscito. Poi dopo sono venuti tutti gli altri, COD Mobile, Fortnite, poi quelli sono venuti tutti dopo. PUBG è il primo gioco di tipo Battle Royale che hanno fatto. Bene, poi hanno fatto, ci sono diverse versioni. Nel frattempo mi picchio con questo qui. dicevo, ci sono diverse versioni di PUBG. Per PC ci sono due versioni e ci sono due versioni anche per Android. Per PC c'è la versione quella ufficiale, diciamo, che è la versione però a pagamento. Cioè, bisogna acquistare il gioco o nei negozi oppure online. Questa invece è l'altra versione per PC, è la versione PUBG Lite. È per PC e si può giocare gratuitamente, si scarica dal sito, vi metterò il link in descrizione. E quindi rispetto alla versione quella a pagamento, quella originale, diciamo, questa c'ha meno contenuti, insomma, quella a pagamento sicuramente ha delle cose in più. Io non ci ho mai giocato con quella a pagamento, cioè con quella dove bisogna acquistare il gioco, non l'ho mai provata e quindi no, non so cosa c'è di diverso, ma comunque. Forse ci sarà anche la modalità singolo con le missioni, tipo altri contenuti, ecco. Ma insomma, la modalità Battle Royale penso che sia comunque la stessa come quella del gioco a pagamento. Vabbè, e poi ci sono altre due, nel frattempo vediamo dove atterrare. E poi ci sono due versioni per Android, PUBG Mobile e anche PUBG Lite per Android, c'è pure. Bene, quelle per Android sono gratuite tutte e due. Ci sono degli acquisti in app, poi per chi vuole comprare. Bene, adesso vediamo dove atterriamo qui, dove atterriamo, dove atterriamo. Io generalmente non mi piace andare nei posti più affollati, ecco, preferisco decentrarmi un po'. Ecco, per adesso andiamo qui, va. Andiamo qui, se ci arrivo, andiamo, ci mettiamo così. Dobbiamo seguire, però, ecco. Già ho fatto un paio di partite con questo gioco. Io tempo fa, molto tempo fa, giocavo anche a PUBG Mobile, raga. Poi l'ho lasciato perdere, adesso che mi sto sistemando il PC, quindi ho deciso di installare questo gioco che funziona anche su PC non molto potenti, raga. Infatti questo gioco è stato creato anche per funzionare su PC non molto potenti. Infatti il PC che mi sto sistemando qua è un PC di livello medio-basso, ecco. Quindi provatelo al limite se volete, sul sito poi vedete i requisiti. Se avete 4 GB di RAM, allora magari sicuramente penso che potrete riuscire a giocarci. Altrimenti, raga, giocate con la versione per Android se non potete giocare con questa per PC, tanto il gioco è uguale, va. Il gioco è uguale.
Le mappe sono sempre quelle, non cambia granché. Prendiamoci un'arma qui. Prendiamo questo che è il fucile, quello di per cecchinare, però. Poi ci prendiamo adesso quest'altra arma qui, che è invece l'arma per andare d'assalto. Poi se ne trovo una migliore la cambio, ma per adesso bene. E quindi, raga, dicevo questo, se al limite non vi fa giocare con questa versione per PC, giocate con una delle due per Android, o PUBG Mobile, che è quella ufficiale per Android, oppure PUBG Lite, che è quella secondaria, diciamo, per Android, è la versione più alleggerita. Le versioni Lite, sia questa per PC cioè la versione Lite, sia questa per PC e sia quella per Android, sono le versioni alleggerite, appunto, dall'inglese light, che significa più snello, ecco, più leggero, in modo da poter giocare sia sui cellulari meno potenti, cioè sui cellulari più vecchi, ecco, e sia sui PC di livello medio-basso, nella versione PUBG Lite per PC, naturalmente. Bene, nel frattempo io qua intanto sto prendendo un po' di cose, mo poi vedo cosa scartare. Intanto all'inizio cerco di prendere qua un po'. Ecco, questo mi serve che mi dà più munizioni, cioè mi permette di aumentare. Nel frattempo io sto trovando mirini a gogo qui, poi dopo vedo quale lasciarmi. Ecco, diamo pure un'occhiata alla mappa. Ah, sono vicino alla safe. Bene, quindi vediamo qui cosa posso buttare, perché qui c'ho, allora, un 2 per ne ho all'infinito. Allora, togliamo tutti questi 2 per, che i mirini, a volte non se ne trovano mirini a 2x. Ah, queste sono le bombe, perché è venuta la zona rossa, ma vabbè, lasciamocene uno di questi a 2x. Va bene, per adesso qua mi sembra ok così. Poi, va bene. C'ho le munizioni, che quelle verdi, che per adesso non le sto utilizzando, ma poi se trovo l'arma per adesso me le lascio. Nel frattempo vediamo qui cosa possiamo prendere. Cosa possiamo prendere? Questo è un silenziatore, mi pare. Vabbè, per adesso non c'ho l'arma per quello, però il silenziatore lo prendo sempre, raga, perché è una buona cosa. Se abbiamo l'arma con il silenziatore, è meglio, perché evitiamo, è più difficile poi per gli altri capire da dove spariamo, cioè non sentono, non capiscono da dove spariamo se abbiamo il silenziatore nell'arma. Qui già ci sono stato prima. Andiamo di là. Vediamo come va questa partita. Perciò, raga, come dicevo, ecco, qua abbiamo trovato quest'arma. Prendiamo questa qui al posto di questa. Ora possiamo utilizzare pure il mirino. Perfetto. Togliamoci però, ecco, le munizioni, queste non servono più. Questo neanche, questo neanche. Questo invece ce lo lasciamo, che forse ci potrebbe servire. Bene. E va bene, qui rompiamo la vetrina. Attenzione qui quando si salta dalle finestre, perché cioè, se siamo, cioè, se ci sono altri giocatori, sentono il rumore nella mappa. Mi pare che compare pure un avviso che fa capire che qualcuno ha rotto la vetrina, quindi. Ma per adesso qui non c'è nessuno, quindi siamo abbastanza tranquilli, diciamo. Ok, così, questo è l'M, è lo stesso di quello che c'ho.
No, M16 A4, questo M416. Ah no, è quello più... è l'altro. Vabbè, ma mi lascio questo qui che c'è ora. Bene. Fino adesso non abbiamo incontrato nessuno. Entriamo pure qua dentro, sfondiamo tutto. Qui non c'è... ah no, c'è lo zaino questo, che è lo zaino che è meglio. Ci va più roba. Ah, questo è pure bello, la KM, mi piace quel fucile d'assalto, ma per adesso già siamo messi. Mi lascio queste armi che c'ho ora. Prendo solo le munizioni, se ne trovo. Vabbè, buttiamoci da qui, sì, sfondiamo qui. Siamo vicini alla safe, quindi siamo abbastanza tranquilli. Questa qui che ci dà poi la salute. Questo è il silenziatore che ho trovato per l'M16. Ottimo, ottimo. Aspetta, questa cosa mi pare che mi può servire pure. No, non mi serve. Vabbè, buttiamolo. Neanche questo mi serve. Questo qui neanche, buttiamolo. Va bene, c'ho l'altro coso là. Nel frattempo stiamo attenti qui se vediamo qualcuno. Ah no, non state a vedere la grafica, raga, come c'è. Questo PC mi permette di giocarci abbastanza bene, però con la grafica al minimo. Infatti le impostazioni sono messe tutte o quasi tutte comunque a livello minimo, a livello basso, e quindi ci gioco così, che per me va bene lo stesso comunque. Allora vediamo intanto dove andare. Andiamo qui, va. Andiamo, anzi, facciamo una cosa, sì, andiamo lì. Andiamo lì. Se trovavo un'auto qui era buona la cosa. Però mezzi qui di trasporto non ne vedo. Questo è un camper finto qua. Ah, vediamo qui se ci sono delle cose da prendere. No, va bene. Questo non si può salire qui. Vabbè, andiamo, va, andiamo. Togliamoci l'arma così corriamo più veloci, a mani libere. Stiamo attenti qui. Vediamo. Ah, raga, come sapete io mi prefiggo lo scopo di arrivare almeno nei primi 10. Se riusciamo, sicuramente cerco di vincere, che sarebbe la cosa migliore. Però qui già c'è stato qualcuno intanto. Sicuramente la cosa migliore è riuscire a vincere, ma se riuscissimo ad arrivare in top 10, cioè nei primi 10, sarebbe già una gran bella cosa, raga. Già riuscire ad arrivare in top 10 è già una gran cosa. In questi giochi Battle Royale, così, dove ci sono tanti giocatori, riuscire ad arrivare in top 10 anche per le statistiche, là, per queste cose così, insomma, è già una buona cosa. Stiamo attenti qui. Qui cosa c'è? Niente. Qui c'è stato già qualcuno. Ah, poi raga, prima, ecco, pure il silenziatore per il fucile, quello da precisione, abbiamo trovato. Ottimo, ottimo, ottimo. Ah, raga, prima stavo dicendo che tempo fa giocavo alla versione mobile, poi ho lasciato perdere, adesso sto riprendendo a fare qualche partita con questa versione per PC.
Però, raga, io ho intenzione. La safe si sta restringendo. Io ho intenzione, raga, di poi di fare anche qualche partita a provare PUBG Mobile, però non dal tablet, ma con l'emulatore Game Loop. E quindi se tutto va bene, raga, poi vi porto pure sul canale qualche partita che farò con PUBG Mobile, cioè che è la versione ufficiale per Android, però non giocandoci da tablet ma da PC con l'emulatore Game Loop. Poi vediamo come va. Se va bene, poi porto sul canale anche PUBG Mobile con l'emulatore per Android. Bene, siamo in 40 ancora. Intanto vediamo come va, se riusciamo ad arrivare in top 10. Attenzione qui. C'è una macchina lì fiammeggiante. Via, andiamo via verso la safe, perché la safe mo si chiude. Nel frattempo qui come siamo messi? A bibite linee abbiamo 3. Vabbè, come medikit siamo messi bene, dai. Ci sono le bibite, quelle arancioni, che ne ho 0, ma vabbè. Ivabu, Ivabu, vediamo, vediamo, vediamo. E qui al ponte bisogna stare attenti, raga. Dove ci sono i ponti, piuttosto vado a nuoto sotto, che forse è meglio, perché attraversare il ponte. Nuotiamo, via. Via di nuotata. Speriamo che non ci becca nessuno qua mentre nuotiamo, che non possiamo neanche sparare. E mo qui però adesso riusciamo a salire qui. Sì, riusciamo a salire, bene. Bene, bene, bene. Abbassiamoci. Estraiamo l'arma, perché qui. Alziamoci, va. Lì è morto uno, e dove c'è una cassa bisogna stare attenti, perché prendiamo questa cosa, non so se mi serve, poi dopo al limite la butto. Qui ci sono armi a go-go. Prendiamo queste munizioni che mi servono. Cosa c'è qui? Un 3x che già ce l'ho. Vabbè, non mi serve niente qua. Qua non mi serve niente. Stiamo attenti qui. Giubbotto quello già ce l'ho. Saliamo qui, dai, però stiamo attenti. Ah no, non c'è niente. Andiamo giù, stando attenti. Entriamo qua dentro.
la bibita arancione, buona, questa è quella che ci dà più energia. Un 4 per quello è ottimo, ottimo il 4 per. Andiamo in safe però. Ecco, precisi, precisi, ci siamo arrivati adesso nei limiti della safe zone. Prendiamo questo coso qui che ne ho 10, va bene. Questo è un 2 per, no. Questo è silenziatore, quello meglio di quello che c'ho. Questo è silenziatore meglio di questo. Solo qui questo va, ok. Bene, così nel frattempo togliamo questa cosa, mettiamo qui il 4 per, togliamo il 3 per, bene così, bene così. Ok. Dobbiamo... Ah, non possiamo prendere, non abbiamo altro spazio, ma nella mappa qui, dobbiamo andare di corsa verso la safe. Spero di trovare qualche macchina qui, perché sennò, raga, mi sa che non ci arrivo. Qualche macchina qui non c'è. Quando cerchiamo dei mezzi di trasporto, andiamo sempre verso la strada, che generalmente si trovano verso la strada, però dobbiamo stare mentre attenti qui. Quella cos'è, un'auto? No, no, quella non è un'auto. Mamma mia, raga. Se non troviamo un'auto qui, la vedo dura. Nel frattempo qui mi sembra che c'era una casa con un'auto qui. C'era una spe... Ecco, lì dentro, forse l'hanno presa. Lì dentro c'era un'auto generalmente qui. Qui c'era forse un'auto. Infatti c'è la porta aperta, se la sono pigliata, mi sa. Oh, ma qui è l'auto, però è capovolta. È capovolta. Vediamo se ci riesco. No, non ci riesco a rimetterla in. È messa capovolta. Io. Se ce la faccio. Si è lontana la safe, raga. È lontana la safe. Ho perso troppo tempo. A volte mi capita che perdo troppo tempo. Insomma, adesso l'energia se ne va comunque piano piano. Quindi, lì c'è un'auto. Lì però. Forse se riesco a raggiungere quell'auto. Ce la posso fare, raga, ce la posso fare, perché comunque all'inizio l'energia se ne va piano piano, poi dopo nelle safe zone, quelle successive, poi bisogna invece stare molto più attenti in fase successiva. Questa auto però è un po' danneggiata, ma va bene, però dobbiamo rimetterci in sesto qui. Ecco, via, via, andiamo in safe. Mamma mia, cammina st'auto. Dai, ma non dai, dai, dai. Dai, madonna mia. Dai, sempre meglio di andare a piedi. Ecco, adesso cammina. Dai, cori, cori.
mentre l'auto fumante abbiamo la Jeep fumante qui. Nel frattempo qualche lag non manca mai. Vabbè, no, devo dire che il gioco mi gira abbastanza bene con i requisiti al minimo, però sì, però dobbiamo stare attenti. Dai, ma perché non mi fa prendere l'energia? Forse è meglio se vado a piedi qui, va. È meglio se vado a piedi. Siamo in 15. Madonna mia, qui c'è un'auto. Ma facciamo così. Andiamoci andando. Sì, dai. Qui c'è un'auto. Adesso ci pigliamo l'auto. Dov'è la safe qua? Dove sta la safe? Oh, sì, dai. Madonna mia, qui con i tasti mi sono inciampato, dai. Via, questa è buona auto, questa è buona. Non è fumante questa. È ancora in ottime condizioni. Adesso ce ne andiamo in un posto. Più tranquillo, cerchiamo un posto tranquillo. Saliamo qui, dai. Chiudiamo la porta. Stiamo attenti qui. È fumogeno, può essere utile. Mettiamoci qui. Prendiamoci una bibita che ci fa recuperare energia. Bene così. Ad armi qui siamo messi abbastanza bene. Ok, qui ci sono tre per, no, due per, ok, tre per. Adesso prendiamo il fucile questo da precisione. E nel frattempo siamo in top 10. Siamo in top 10. Qui c'è ancora la vetrina. Dobbiamo stare attenti, raga. Dobbiamo stare attenti. Bibita buona, un'altra bibita, ottimo. Prendiamo pure, no, la bomba non la possiamo prendere. Prendiamo questo, no, neanche questo fumogeno. Prendiamoci questa bibita.
facciamo così, andiamocene. Siamo in 6, in 5 adesso. Stanno sparando da là. Lì c'è uno, l'avete visto, raga? Non so se l'avete visto, prendiamoci il fucile d'assalto. Sta uno qua dentro. Sta qua dentro, sta. Accidenti, ma manco una bomba c'ho. C'ho solo il fumogeno. Buttiamoci un fumogeno, va. Vediamo se esce. Mi sembra che... A cazzalora! Ah, lì è! È lì! È lì! Siamo in 3, attenzione. Lì è. No, devo prendere l'altra arma. No, 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 mannaggia. Ma che cavolo. Stavo guardando i tasti perché volevo premere, mi sono confuso con i tasti qui da premere, ancora non sono abituato a giocare da PC. Vediamoci sta finale, dai, vediamoci. No, che ho fatto? Exit. Volevo vedere, ma non c'era la cosa per vedere, c'era solo il tasto per uscire, non mi compariva il tasto quello là per vedere la partita. Oh, va bene. Vabbè, mi sono confuso prima con quello che dovevo premere. Volevo prendere la cosa che mi dava subito energia per continuare. E vabbè, manna, che cioè, sono morto proprio da cretino. Cioè, quando sono arrivato? Terzo, secondo, boh. Quella la potevo vincere, quella lì, la potevo vincere, raga. Vabbè. E vabbè, e che dobbiamo fare? Vabbè, ancora mi devo
ci devo prendere la mano a giocare da PC, perché è da tanto che non gioco da PC, raga, è da tanto, da tanti anni, è da tanti anni, perché io agli inizi giocavo solo da PC, poi ho lasciato perdere, poi ho ripreso da mobile, con il tablet, e poi adesso sto riprendendo a giocare da PC. E quindi ci devo riprendere la mano, ci devo riprendere la mano. Facciamone una squad, va, squad, mappa casuale e via, facciamone una squad. Mannaggia, quello potevo vincere quella. Mannaggia a me, oh, mannaggia a me. Stavo guardando i tasti per premere là, per prendere la cosa, quella che mi dava subito energia, perché avevo visto che avevo poca energia. E vabbè, ah, Era nel frattempo qui vediamo se hanno il microfono. Hello? Hello? Io gioco con il microfono, raga. Hi! I registering the game for my channel, for my YouTube channel. You speak English? Hopefully. Speak Yes, of English? course. I not very well. It's okay. I'm Italian. I'm Italian. You? Ok. Buongiorno. Ehi, parli italiano? Speak No, Italian? no, no. No, no, no. Poco. Ah, ok. Where we go? Dove andiamo? Where we go? In paradise? No, no, no. Let's go to ruins, maybe. Ah, ok, lì, ok, in ruins, ok. Man, I love Italian. Ah, The you Italian like language is Italia? so good. You like Italia? Yes, of course. Where are you Sì. from? Morocco. Ah, Marocco. Yes, sì. Ah, nice, nice. Thank you. There are Italians in Marocco? Yes, of course. Sometimes I meet with them. Yes, so in Morocco there are people from all over the world. Italians are everywhere. Yes, of course. Ok, we are free players. The four players not is only free. Yes. Okay. If you want, you can follow me in my channel. My channel is Paolo's Play. Your channel is fantastic. What is You can search Paolo's Play in YouTube and you found it. Oh yeah, I know you. What is the name of your channel? Some with my nickname, Paolo's Play. Paolo's play. Okay, okay. You see my nickname is the same is with my nickname. Yes, I see, I see. I will follow you after the game. Okay. This is my first game of PC for my channel. I play with Android generally. Okay, nice. Now I have a Does PC someone and I wants ported this game for PC. This first game for PC.
Does someone want level 3 vest? Repeat? Yeah. Level 3 vest, I have level 3 vest. Level 3... I don't understand. I not understand, sorry. It's okay. Do you have the game in Italian? The language of your game? Ah, yes, Italian? Yes, the language in Italian, yes. In Italian. Well, the name should show up. You will see the name of the items on the screen. Okay, there are the bombs. The bombs are good. okay. The safe zone is near. Yeah. Is good. I found a full scope if need. Yes, I need it. Is her. Okay, I'm coming. Okay. I found the flare gun. Ecco, prendiamo questo qui che è fucile da precisione. Zone is coming. Okay, go in the safe zone. I found a car. Okay. Go. Where we go? Signal in the map. Okay, let's go here. Cross the bridge. Cross this little bridge here and then go to the place. Okay, oops. I not see. No problem. Okay.
The bridge. You need the first aid kit. I have three. Yes, we have two. It's okay. Ah, okay, okay. Ok, prendiamo la bomba che prima non ce l'avevo. Prima dovevo tirare la bomba nella casa di quello là che nella partita di prima, e però non ne avevo neanche una, tanto che gli avevo dovuto tirare il fumogeno. Ok. Where do you want to go, Wes? I think we should stay here and see where the zone is going to be. Azzo, ora un mirino mi faceva comodo. Mirino ora mi faceva comodo. Should we go? Go to the safe. Do you want to go to Doll's house? Yes. Okay, Mark. Buono il silenziatore, buono. Questo qua non serve. There is a
Questa è The Kid. Questo è ok. Questo già ce l'ho. Ok. Abbiamo l'elmo, questo ottimo, il casco qui è ottimo, questo qui il migliore. Mi servirebbe un mirino per il fucile da precisione. Another first the kit. Do you know what this is? Is for come si dice? La pistola, yes, yes, la pistola a It's razzo. A flare gun. Is a pistola a razzo. Yes, yes. But why didn't you take it? It's good. It gives you the loot box. The drop. Stanno sparando? Passiamoci, va. One more. Peccato che adesso. I see the... Peccato che non ho mirini adesso, porco cane. Non ho mirini. A parte due per. I see it. Ok, I go. Grenade. Ah, ma cazzo. Stai alert.
He's coming to you. He's in the Sorry, number three, sorry. No problem, no problem. I see the enemy was coming in your direction. Okay, I see your game. I see your game. Yes. We are in top 10. Good. If you win, is very good for the video for the channel. Okay, I know. I think that we should add each other and play as a team later. I not understand, but no problem. Concentrate for the game. Okay, do you understand Spanish? No. Only English. Only English, but not very well. I will follow you in the game so that we play later, okay? Juego más tarde. Okay. My comprehension is okay, for no problem, now you no play. Problem. For now you play. You play. Okay. Only three players. Only three. Stay concentrated. Wow, the safe is very short. Pay attention. I not see it. Only two. You and one player. Very, very good. Very good. Thank you. Very good. Thanks. Very good. You add me to friend in the game. Yes, that's what I told you earlier. I said add you and then we play as a team later. Okay. Yes, I will add you now, okay? Okay. E come vedete, raga, ottimo, abbiamo vinto questa partita in team, è stato bravo quest'altro giocatore che era nel team. E ci ha fatto vincere la partita. Ottimo. Quella di prima l'ho persa. L'ho persa proprio come un cretino. Quella di prima, dove ancora mi ero inceppato con i tasti qui della tastiera. E va bene. Adesso farò la partita qui con qualche altra partita qui con i giocatori di prima. Per questo video è tutto, raga, ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Commentate, mettete like, condividete
Bene così, raga. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.